iniziale per Klopp. Diego si trova subito all'attacco con Alain Bocic, che è riuscito a perdere da mano. Ricordo che questa è la 35esima edizione della Coppa Intercontinentale, 20 vittorie del Sud America e 14 dell'Europa, tra cui 6 dell'Italia. Vediamo il calcio di punizione battuto, un po' male la Zidane, recupera ancora la Juventus con Duchamp che cambia il gioco. Inizio palla donata, troppo lungo il lancio di Duchamp, quindi avrebbe potuto il volo tentare un cross, però ha tentato lo stop, ma ormai la palla era troppo lunga. Io stiamo rivedendo l'azione di Pogba con il lancio di Duchamp e di Livio scartonato in modo imperfetto la palla, ma ancora la rimessa, si è recuperato con Zidane, conclusione, e il portiere romano pare invece conclusione velenosa di Zidane, una coppa di sinistra preparata in due tempi dal portiere. E poi c'è questa grande giocata di Bassi che è stata per produrre un contrattacco decisivo, 2-1, Bassi sta per fermare il minore, per Bassi, con il padrone, per Bassi, protagonista poco fa sull'azione di Alain Bocic, Roberto Bonanno, 26 anni, mentre vediamo che è il mondo, fa buona, sembra buona per Bocic, colpito dal portiere, Zidane, evita il portiere, questo è un salvataggio, incredibile, incredibile, sulla conclusione di Zidane a parte di sé, il momento che sta prendendo sull'acceleratore, sta prendendo delle azioni splendide, e da noi Corrini. Pallone riconquistato dalla Juventus, grazie a Corrini e poi Crespo, Divizio, chiede collaborazione a Bocic, la ottiene. Ecco Bocic, un primo dritto, un po' di questo secondo contro Leonardo Astrada, e parte Sergio Berti. Sergio Berti, ricordiamolo, è stato nel Parma con il campo fortuna, che è stato anche alla Saragossa. Zidane, ora più spazio, il passo dalla Juventus, Zidane, prova ad andarsene dritto, il salto prevenuto, ancora Zidane. Guarda un pochino a terra, vuol dire la corrente, quindi che sulla destra può partire il clock, quello di Livio, la preparazione, il tiro, sul tiro, deve essere Zidane ancora, alla ribattuta, Rimini al limite dell'area del River, ancora dopo il Zidane, in appanno la difesa del River che poi riesce comunque a conquistare la palla, Ljubovic mentre si ritira, sta a vedere Bocic, che subito raddoppia di marcatura, ma Bocic è fuori, la salta per la storia, ancora Bocic, rapidissimo, ancora Bocic, la rigore, ma non ce l'ha fatta Bocic, a servire di Livio, che sopravvive dalla parte opposta, vuol dire che taglia la palla e tranquilli di Bocic, che è una situazione di estremo pericolo per il River. E quando prende velocità e da campo Bocic è incontenibile, non si è accorto che il portiere Bonanno era già andato, era già lì pronto a recuperare palla. Il risultato del punto di 0-0. Vediamo Duchamp, palla fuori, Zidane, colpo di tacco, poi bellissimo, portiere di portiere, per il Livio, per il Livio, è stata molto grave per lui, però ancora una che sembra essere conclusione da quanto l'intervento dell'arbitro, che non è attivato ma con rispetto al fallo di mano da parte di Duchamp, che cerca di presentare, di giocare la sua innocenza. Per il suo sta per battere questo calcio di punizione quando è già scoccato il 45esimo del primo tempo, il risultato è sempre di 0-0. Stacca a Ferrara, Zidane, Duchamp, lancia Bocic, l'arbitro si dice che è finito il primo tempo, dunque non ha niente completamente di meno dell'avversario, ovviamente la supremazia, la supremazia appena poi trovando più rifatti, cioè con i gol, poi che non sono arrivati. Ed è però due in rete, questa grande mole di lavoro, da parte che ha fatto i bianconeri, sicuramente la partita l'ha fatta la Juventus, ha dominato. Amici sportivi di Rete 4 nuovamente collegati con lo stadio nazionale di Bocic, sta per l'inizio del secondo tempo dell'intercontinentale tra Juventus e River Plate, 0-0, dopo i primi 45 minuti, non ci sono sostituzioni, le squadre sono in campo con gli stessi effettivi che hanno dato vita al primo tempo. Ovviamente come abbiamo detto che una Juventus sicuramente migliore, una Juventus che comunque non è riuscita a capitalizzare la sua superiorità. Deve continuare così, deve continuare con ritmi alti, sta mettendo in difficoltà, in grande difficoltà, bisogna arrivare e deve giocare di più a lui, e quindi ha potuto vincere. Momento di difficoltà dei bianconeri, devono stare
aver compatti interiormente il successivo di centrocampo molto stretto le linee, quando non si riesce a fare una pressione, a dare intensità alla manovra, allora tatticamente almeno quello bisogna essere per esempio più pagato. Quindi la palla di la pensione, è vero, contro la mia, che prova il posto, il suo inserimento di gran carriera con il numero 8, prova il tripling, riesce poi a spaccare per Hernán Díaz, palla messa dentro e avete visto l'azione di Ortega che colpisce la traversa dopo una combinazione splendida tra francesi, ovviamente questo è orribile, anche sicuramente il miglior momento della squadra sudamericana, questa tecnica strepitosa, francese lo ha attestato Ortega in maniera eccezionale con lo stesso sopravvivo lenta appunto la sua linea, doveva stoppare velocemente e portare il tempo giusto per attaccare, che c'erano morti bene tanti dei tiri da andare di rigore. Il campo calma tutto, Piero, tocca per Piero.